Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ok, eccoci qua. Ciao Ivan. Ciao a tutti, come va? Ciao, ciao Romano. Allora, ciao, ciao a tutti, buonasera ragazzi. Vedo che c'è anche Sammy, che è questo qua, no? In incognito. Oh, perché lui qua passa in incognito, ma io lo vedo perché lui sta guardando dal gruppo di Procurando On Demand. E quindi, ciao Sammy, spero che tutto bene. Allora, ciao Sammy. Stasera parliamo un po', facciamo come Sanremo, no? Visto che è finito, ci siamo noi a parlare di qualcos'altro. Esattamente. Vabbè, ok, esattamente. Ciao, ciao Chiara, ciao Luca, no, non è vero, dice, vabbè. Ok, amore, amore che è? Adesso non lo so, perché ho due schermi, devo guardare dall'altra parte per capire chi è, perché se no non capisco. Vabbè, dai. Allora, stasera parliamo un po' di colori, ma più di colori parliamo un argomento che ti sta molto a cuore, no? Il pH, che, correggimi se sbaglio, è qualsiasi cosa che noi andiamo a fare con i capelli che ne altera il colore o la forma, ne altera necessariamente anche il pH, e quindi dobbiamo poi trovare un modo per riportarlo al suo stadio originale, che è il 3,5, 5... più o meno. Ho detto una cazzata? No.
No, assolutamente, ma intanto di nuovo buonasera. Riportarlo allo stato iniziale, no? Diciamo così, è assai difficile in quanto tutto ciò che noi facciamo con la colorazione spinge il capello ad un pH elevato, quindi per controllarlo, se già lo portiamo a un livello 6,5 è tanta tanta roba, ok? Se lo riusciamo a portare a un livello 6,5-7 è veramente tanta roba. Il discorso è questo, che il pH in chimica è inteso come il valore della vita, no? Il sangue ha un suo pH, è fondamentale. Bisogna dare la giusta importanza a questo valore, perché effettivamente è tutto ciò che dà il risultato finale, sia per quanto riguarda un'ottima colorazione, quindi un ottimo risultato del colore, ma soprattutto per la struttura del capello. E vi posso garantire che spesso è un valore che nessuno prende realmente in considerazione e nessuno analizza e studia a fondo. Considerate che tutte le tipologie di colori si differenziano tra di loro perché ovviamente hanno un pH diverso l'uno dall'altro, perché un pH fa una cosa, un valore di pH ne fa un altro. Quindi bisogna fare molta, molta attenzione e saper riconoscere effettivamente in che range lavorano i nostri colori che abbiamo in salone. Ecco, noi abbiamo fatto già un corso e ne faremo un altro il 16, no? Sempre su questo argomento. Mi ha colpito molto che nell'altro corso che avevamo fatto, che tu dicesti, ma sai, stati attenti alle aziende, ai rivenditori che entrano dentro con un prodotto che sicuramente fa quello che deve fare, però te lo spacciano per acido e acido non è. Avevi fatto un esempio, acido o alcalino che è. Quindi ti dico, ah, usa, quindi uno è abituato a usare quel prodotto. Perché è nella categoria di quello che dovrebbe essere i prodotti acidi per fare un'operazione determinata, e poi invece non è. E quindi sempre controllare è importante questa Assolutamente. cosa. Allora, assolutamente sì. La mia tipologia di formazione diciamo, è proiettata proprio a questo, a far sì che diciamo che per le aziende sono un po' scomoduccio, no? Tu sai bene un po' la faccenda. Esatto, perché diciamo Un che essendo un personaggio parrucchiere, ingombrante, diciamo così, dai. esatto. L'ultima volta, praticamente, quando diciamo così, ho criticato, ma non criticato, ho detto quello che avevo testato su un determinato colore, l'azienda mi ha detto praticamente non ci aspettavamo di trovare un parrucchiere così curioso. Quindi questo ti lascia presagire, ti lascia immaginare effettivamente il brand fa quello che deve fare sostanzialmente, cioè quello di vendere il suo prodotto. Sappiamo tutti che vendere un prodotto a volte ci spinge a dire anche qualcosina di differente dalla realtà. Ora, la mia formazione, come dicevo prima, cerca di proiettarsi verso quel bisogno, quella necessità di mettere in primo piano il parrucchiere, quindi noi parrucchieri, e far sì che ogni parrucchiere possa acquisire consapevolezza, quella consapevolezza tale che ci fa capire e di conseguenza scegliere i prodotti per il nostro salone. Tutte le aziende sono fighe, tutte le aziende fanno il loro lavoro, però da oggi, da domani, da post corso, vorrei che magari il parrucchiere fosse leggermente un po' più senziente e capace di dire: ok, lo prendo perché mi piace per questo aspetto, non per quello che mi stai dicendo. Perché quello che mi stai dicendo voglio metterlo in pratica, ho le armi, ho la possibilità e la conoscenza per vedere se effettivamente quel colore o quella maschera hanno un pH acido o viceversa. Perché Anche poi, se, ragazzi, perché ci siete voi in salone, ma dimmi, dimmi. poi a fare qualcosa, no? Dico, non c'è il rappresentante di turno, non sa in che momento lo Assolutamente. utilizzate, su quale cliente, che cosa avete fatto prima o che cosa state facendo nel mentre per arrivare a un risultato di un altro tipo. Cioè, quindi uno può essere benissimo conscio di utilizzare un Assolutamente. prodotto in una fase specifica, dici ok, adesso faccio questo e voglio che sia acido, perché poi voglio fare altre cose, no? Il rappresentante magari non lo sa, non ha studiato bene, perché purtroppo ogni tanto, lo sappiamo, no? Sono un po' frivoli, diciamoli così, no? E quindi magari non ti raccontano giusto, non sono perfettamente aggiornati sull'ultima novità del prodotto, perché magari hanno cambiato un po' anche la formulazione, no? Adesso non è che succede spesso, però succede, quindi attenzione, fidarsi Sì, bene, ma non fidarsi meglio. assolutamente sì. Assolutamente sì, ma al di là di, diciamo così, usiamo un termine, sgamare, no? Sì, esatto. L'azienda, è anche un sistema molto simpatico, perché poi una volta entrati in questo mood, voi vi divertirete tantissimo a capire effettivamente il prodotto che state utilizzando, che pH ha,
come agisce, perché poi una volta appreso questo, ragazzi, voi veramente capirete tantissime cose. Cioè, voi una volta imparato a leggere il pH, o quantomeno a capire dove va usato e come va usato un prodotto con un pH acido e un pH alcalino, il vostro modo di lavoro veramente cambierà da così a così. Ok, intanto Sal, complimenti, Ivan, condivido pienamente il tuo pensiero sulla consapevolezza del professionista parrucchiere. Cioè, quindi vedo che c'è gente Grazie, che è d'accordo grazie con te, mille. no? Cioè, il fatto di entrare in un salone ed essere in un ambiente professionale, perché è facile poi perdersi dietro queste parole, no? Professionalità, qualità, e poi non riuscire però purtroppo a trasmetterla al cliente, perché questa parte qua non la racconta mai nessuno, perché è un po' il pippotto, no? Alla cliente non è che interessa tanto che sia acido, basico, alcalino, quello che è, le interessa il Assolutamente sì. risultato. Però sa il sapere che dietro la sedia c'è qualcuno che ne sa, dà tanta sicurezza. Quindi magari, ragazzi, dovreste un po' affrontare anche con la cliente in maniera morbida, no? Con le parole giuste, l'argomento e spiegare quindi il perché fate una cosa piuttosto che un'altra. Quello vi darebbe grandissima autorevolezza e allora sì che parliamo di professionisti. Sì, io utilizzo diciamo così, un proverbio di Aldo Giovanni Giacomo, no? Però lo mando alla viceversa, no? Quando dicevano chi sa fare sa capire, al contrario, chi sa capire effettivamente sa fare. Ok? Se la consapevolezza ti spinge a capire le cose, se le cose le capisci, le sai comunicare e di conseguenza le sai fare. Perché ragazzi, oggi abbiamo a che fare ogni giorno con una cliente sempre più informata. Oggi l'informazione è alla portata di tutti ed è molto molto semplice. Capire effettivamente cosa c'è dentro un prodotto, che tipo di tensidi, che tipo di siliconi c'è dentro un prodotto. Quindi la nostra cliente oggi come oggi è molto molto informata. La favoletta del prodotto che fa questo, fa il miracolo e fa quell'altro è finita. Cioè, ad oggi bisogna parlare di prodotti e trattamenti tangibili, reali, che effettivamente fanno quello che va fatto. Se la cliente basta, alla cliente basta realmente andare su Google e scrivere di cosa sono fatti i capelli. E capisce che il capello è fatto di cheratina e di conseguenza ha bisogno di cheratina. Noi vendiamo un prodotto che sponsorizziamo alla cheratina e la cliente gira la bottiglia del prodotto e vede che di cheratina non c'è nemmeno l'1%, una domandina se la fa. Quindi questa faccenda al di là della cliente finale, ma me la pongo anch'io quando faccio aule, quando faccio corsi, mi metto sempre dalla parte del pubblico e cerco sempre di immaginare un pubblico fatto di persone che ne sa molto più di me. E quindi non vorrei mai risultare preparato su determinate cose. L'unico modo per non risultare preparato è studiare. Studiare, oltre a non risultare impreparato, fa sì che possiamo performare all'interno dei nostri saloni in un modo totalmente differente. Ok, io ero rimasto stupito quando sono venuto da te a fare le riprese per un corso che poi abbiamo fatto, no? Che tra l'altro viene trattato anche il 16 febbraio. Adesso faccio vedere qualcosa, no? Che tu in 4 minuti avevi riportato la cliente da uno stadio disastrato, che dici, vabbè, qua stiamo qua tutto il pomeriggio, e dici, ma guarda, 5 minuti lo facciamo, e poi cominciamo, e poi dopo da lì hai detto, cominciamo a lavorare, cioè era già perfetta, Sì, no? Adesso esatto. faccio vedere qualcosa così capiscono gli addetti ai lavori di cosa stiamo parlando, vediamo un po' se riesco a recuperarla. Aspetta un po', eccola qua, dovrebbe essere questo qua. Ok, attivo il microfono così. Ti ricordi questo qua, no? Che c'era di tutto di più. E comunque da questa parte qua, tu, ta-ta-ta-ta, adesso vado veloce. Ecco, sei arrivato qui, cioè, da quella cliente. Sei partito e siamo arrivati qua. A questo risultato in, ma davvero, 5 minuti. E poi hai detto, ok, adesso da qua cominciamo a lavorare perché da qua ho un'idea di cosa farci. Cioè, questa cosa, e come dicevi, vedi, qua si basa tutto sulla colorimetria, sul pH e quant'altro. Questa è l'importanza, cioè fare una diagnosi subito e avere già l'idea di che cosa puoi fare. Assolutamente. Cioè, in questo caso, ragazzi, mai agire per inerzia, no? Durante i nostri lavori.
ogni lavoro è uno studio, la consulenza è fondamentale. In questo caso ho ritenuto opportuno, considerata l'idea e la volontà della cliente, che era quella di ottenere un colore molto naturale, quanto più simile alla sua base, con delle leggerissime sfumature all'interno. Quindi magari parliamo di due toni più chiari, quindi un cioccolato con delle venature, con delle sfumature. Vai, vai. Ti sentono, Ivan? Voi mi tu mi Sì, io senti? ti sento, vai, vai. Ok, perfetto. Quindi avevamo una situazione di vecchio colore diretto, ormai scambiato, che era un verde. Ragazzi, il verde e il blu sono dei pigmenti diretti tra i più difficili da togliere, da smorzare, quindi fanno veramente tanta fatica. Ora, in questo caso, il primo pensiero che viene alla mente è quello di fare un decappaggio, no? Però bisogna considerare il fatto che il decappaggio è uno dei procedimenti chimici che si fanno al capello tra i più invasivi. Okay? Insieme alla stiratura, insieme alla permanente, è uno dei procedimenti chimici molto, molto, molto invasivi e molto pesanti per il capello. Quindi ho agito al contrario, no? Ho pensato di eliminare il residuo verde. Come l'ho eliminato? Utilizzando i criteri della colorimetria. Quindi avevamo un verde acquamarina, insomma, un verde acquamarina. Ho agito di controcolore, ho preparato una colorazione diretta, quindi una maschera pigmentata diretta, corallo, quindi rosa e arancio. Se infatti vedete il controcolore del verde acqua, arriva più o meno su quelle tonalità, arancio, rosa arancio. Quindi ho creato questa miscela di rosa arancio, l'ho piazzata su, quindi ho messo sulla parte verde, e in 8 minuti circa ha annullato quel verde acquamarina, e praticamente il risultato venuto fuori dopo 8 minuti di posa era quel risultato che ha fatto vedere prima Romano, no? Con quella sfumatura calda, di quel biondo miele. Poteva andare bene anche in quel modo, no? Perché era tutto sommato accettabile, era gradevole, però quello è stato il mio primo, diciamo così, il mio punto di partenza. Lì avevo una situazione molto più comoda e molto più semplice per agire. Quindi, una volta ottenuta quella riflessatura e quella situazione, ho creato le nuove sfumature, okay? Ho creato il nuovo, quello che effettivamente la cliente voleva, quindi queste venature a mano libera, e appunto ho lavorato a mano libera per creare queste sfumature. Tutto ciò che fuoriusciva dalle sfumature l'ho tonalizzato con il colore della base della nostra cliente. Quindi sostanzialmente ho creato il nuovo, ho tonalizzato il vecchio con il colore di base, e alla fine quello che ho schiarito, alla fine l'ho tonalizzato con un cioccolato, no? con un caramello. E il risultato, se non sbaglio, l'hai fatto già vedere tu Sì, prima, il Romano. risultato è da paura quando sei. Cioè, la differenza di questa cosa qua è che tu avresti comunque potuto mandarla fuori dopo un quarto d'ora, Sì. però dopo ti sei spinto fino a un'ora, la percezione del servizio nella cliente era totalmente un'altra cosa, però, perché già lei se ne voleva andare dopo, dopo i primi 10 minuti, no, a parte che era una modella pagata, sta no, dove vai? Stai qua che adesso cominciamo a lavorare. Era rimasta sconvolta da questa cosa. Intanto saluto che è arrivato anche un altro colorista, Antonio Iannello. Abbiamo una platea Grande Antonio, dalla Sardegna. Ciao, andate a vedere i lavori di Antonio, grande davvero, amico mio. davvero bravo. Ok, intanto Ornella dice, Romano, scusa, non ti immedesimi nella psicologia delle donne, basta che guardi Ivan, no, e stai subito meglio, ma molto meglio, capelli compresi. Quindi ti Grazie fa un complimento. Ok, mille, grazie. Grazie mille. quindi cioè, è fondamentale conoscere queste cose per fare anche delle cose un po' diverse, delle cose differenti. Oppure per evitare di incorrere in errori grossolani, no? Però io vedo che molti parrucchieri stanno nella loro comfort zone spesso, no? Cioè, gli piace, fanno più o meno quello. Poi quando c'è qualcosa di diverso, non parlo del pubblico che è qua, che magari siete super bravi, però cioè, difficilmente si spingono a fare delle cose un po' creative Sì, durante il ma lavoro. io dico sempre, esatto, io dico sempre che il parrucchiere non si spinge perché magari determinate cose non si conoscono. Cioè, ritornando al discorso di prima, la conoscenza, sapere come funziona un prodotto, sapere come funziona leggermente, io non dico di essere chimico perché in primis non sono affatto un chimico, ok? Non ho nessuna laurea, nessun diploma in chimica, sono solo un appassionato di cose, di capire effettivamente, sono estremamente curioso e voglio capire effettivamente come funziona quel prodotto che ho in mano
e amo capirlo appieno perché, diciamo così, è un mio modo d'essere, però è un qualcosa che io consiglierei a tutti in modo tale da essere liberi, cioè questa è la parola più importante, essere liberi dal Ecco. mercato, poter scegliere. Vai, No, dimmi, dimmi. proprio questa cosa qua, cioè, perché io sono spesso a fare corsi, a documentare corsi da te, da Sammy, da altre così. E poi spesso vedo che il parrucchiere, giustamente, no, prende la conoscenza di quel corso, va in salone e fa esattamente quello che ha imparato. E fino a lì nulla, nulla da dire. Il problema è che si inchioda lì, poi, cioè, e dopo abbiamo 100 parrucchieri, 50 parrucchieri in una sala, apprendono la tecnica e, cioè, come dei talebani, vanno, la fanno e abbiamo 50 parrucchieri che fanno la stessa cosa, lo stesso servizio, la stessa identica cosa, comunicato nello stesso modo, no? E quindi, cioè, non c'è poi di fatto quella professionalità che viene de tanto decantata, perché loro ne sanno tanti, però quello che percepisce, se la sfortuna che nello stesso paese hanno fatto in due lo stesso corso da te, no? Hai lo stesso identico servizio. E invece, come dici sempre te, io ti do la base, ok, vai, fai, però dopo devi mettere la tua firma, devi un po', cioè, personalizzarla al Sì. massimo, proprio questa cosa qua. E io poi ci dico sempre, mettici un brand, mettici un marchio, comunica una cosa diversa, perché se no abbiamo proprio 50 cloni, tutti uguali, perché tutti parlano, siamo diversi, e poi escono e fanno esattamente la stessa cosa. Quindi stiamo cercando un po' di cambiare anche questa cosa. Sì, assolutamente. Si dice che il parrucchiere è riconosciuto perché ha estro, ha personalità, giusto, no? Il parrucchiere è Esatto. una figura molto esatto. Però sostanzialmente poi tu mi conosci, sai come ragiono io in merito alle schiavitù, cioè ai corsi di schiavitù, e sono un po' non contro, assolutamente, non, però io reputo il corso di schiavitù di importanza minore rispetto a tutto quello che c'è dietro, ok? Perché la tecnica, diciamo così, sapere la base di una tecnica è importante, non è fondamentale, è importante. Però bisogna capire che quella tecnica magari non può essere utilizzata su tutte le clienti, perché c'è una cliente che ha una densità di capelli maggiore, una tipologia di capelli differente. La volontà della cliente di vedersi chiara solo da un punto e magari davanti non vuole il chiaro, quindi bisogna modificare. La base di partenza è importante, ma siete artisti, ragazzi, siamo artisti, ciò vuol dire che la tecnica la facciamo nostra ogni volta, ad ogni cliente che si siede sulla nostra sedia. Noi creiamo un'opera d'arte, ma non a chiacchiere, realmente. Quindi cerchiamo di sdoganare, cerchiamo un po' di liberarci da questi vincoli della tecnica, perché il balayage si fa in questo modo, Horus, che praticamente Horus è la mia tecnica di scrittura, Horus si fa in questo modo. Horus è questo, ma Horus può diventare Horus Plus, Horus 2, come cavolo volete, cioè nel senso Horus la modificate in base alle vostre esigenze. L'importante è capire tutto ciò che c'è dietro. È come quando io vado al cinema, io sono anche un appassionato di cinema, di musica e quant'altro, di arte, è inutile dirlo perché lo sappiamo, ma di cinema, amo il cinema, ma una volta visto il film, io vado a vedere i titoli di coda per vedere chi è stato lo sceneggiatore, chi è stato il fotografo, chi è stato il regista, perché poi vado a documentarmi su queste persone perché il film mi ha emozionato. Ma ciò che mi emoziona del film è la costruzione. Il risultato finale è bello, emoziona, ok, ho passato una bellissima serata. Ma tutto ciò che è importante è cosa c'è stato dietro, dove è stato girato, in quali condizioni atmosferiche, se è successo qualcosa sul set. Sono queste le cose che mi appassionano. Ed è questo quello che poi porta al risultato finale di un bellissimo lavoro. Conoscere la materia, capire effettivamente cosa fanno determinati prodotti sui capelli. Solo in questo modo voi potete in ogni modo e obbligatoriamente raggiungere un risultato e una performance ottimale. Ok? Non è il prodotto che vi rende bravi, ragazzi. Il prodotto è uno strumento, il prodotto è un mezzo. Siete voi che decidete se essere top artist o meno. Ok? E per diventare top artist, oggi abbiamo uno strumento, oggi scegliamo. Forse non tutti lo sanno, io fino a 10 anni fa ero in polizia, ero poliziotto. Ho lasciato la polizia perché mi stava stretta, io ho studiato arte, quindi venivo da un ambiente molto più open, no? Molto più largo di vedute. E quindi ho deciso di fare questo lavoro perché in questo lavoro scelgo io se essere un parrucchiere valido. Come faccio a scegliere se essere un parrucchiere valido?
formandomi, studiando, capendo le cose. Ok? Poi, ovviamente, con un buon maestro come Romano che mi suggerisce Sì, come collocare. come comunicarlo? Sì, poi mi fermo lì. Esatto, poi c'è Romano che mi dice come comunicare le mie idee e allora fai bingo. Però ragazzi è bellissimo, cioè siete voi a decidere cosa e chi vuole essere, insomma. Allora, quando si vedono i tuoi lavori, no? Adesso faccio passare qualcosa, cioè, io vedo questo, adesso al di là che c'è scritto il nome, no? Me lo metto sopra, io so che questo è un tuo lavoro, no? Hai parlato come dei film, no? Cioè, se vado a vedere un film di Quentin Tarantino, anche se non dovessi vedere i titoli iniziali e quelli finali, l'inquadratura, il ritmo del film, come sta andando, quello è un lavoro di Quentin Tarantino, per come è fatto. E teoricamente io mi aspetterei nel mio viaggio, no? Cioè, che quando ho fatto 200 parrucchieri, che quando vado da un parrucchiere, al di là che il salone è fatto in un certo modo, e quello ok, lo percepisco, però entro in un posto piuttosto che in un altro perché fa un certo tipo di lavori, cioè c'è proprio la sua firma. Poi arrivo ogni volta a quel tipo di risultato per la grandissima conoscenza che ha alle spalle. Però io, tu non uscirebbe mai un lavoro tuo come quello di Sammy, visto che era qua prima, perché lui Sammy ha tutto un altro, al suo stile, anche lui grandissima ricerca, o anche Antonio che abbiamo qua, no? Con Antonio Anello, guardate i lavori, cioè tre grandissimi professionisti con la loro firma e capacità di analizzare un colore o una problematica e poi risolvere al cliente. E invece sempre più spesso io parlando con le amiche così vedo che poi i problemi non è tanto quando sono in salone, ma dopo, cioè il capello che cambia come se fosse capriccioso, ma magari cambia perché la cliente ha uno stile di vita particolare, cambia perché c'è stato qualche problema oddio, di rimasuglio di qualche prodotto, no? Anche tu appunto nel corso di colorimetria affronti anche questa parte qua, che spesso, ma no, a me non succede mai, poi dopo invece succede sempre. È questa cosa qua che dovreste capire quando andate a fare i corsi, cioè tirare fuori la parte. Non la domandina, come faccio a fare il 3.2, il 7.13 o quella parte lì, no? Cioè, ma guardare più nel complesso la cosa, anche perché quel passaggio lì, ve lo rivedete, tanto noi li diamo registrati i corsi, ve lo rivedete 28 volte e alla fine, anche se non hai capito, dovreste andare oltre con la mente e cercare di capire che cosa ti stiamo dicendo, cosa ti sta dicendo Ivan in quel momento. Questa è la differenza. Sì, è assolutamente vero, perché diciamo che questa cosa mia di fare questo tipo di formazione è nata soprattutto dalle frequentissime domande, no? Sotto ogni mio lavoro di sapere che colore avessi utilizzato, no? È importante, è una curiosità valida, una curiosità importante, ma non è fondamentale. Cioè, avrei preferito, preferirei una domanda, ok, Ivan, benissimo quel platino, ma come ci sei arrivato? Ha una schiaritura tale da poter poi utilizzare il platino, perché il platino sappiamo tutti, tutte le aziende lo fanno e tutte le aziende hanno un platino strafigo. Ragazzi, oggi è difficile trovare sul mercato un colore cattivo. Oggi tutti i colori sono performanti, ma non è il colore, è il brand che vi fa la differenza. Questo lo dovete capire. Cioè, non è il colore, non è la musichetta libanese che vi fa che vi performa, vi dà un risultato pazzesco. Non è tutto ciò. Sono le vostre mani. È il vostro saper fare, quindi se sapete fare, potete colorare con qualsiasi cosa. L'importante, sappiamo tutti, che un determinato colore, un platino, un sabbia, un beige, lo possiamo ottenere solo su un'altezza di tono prestabilita, su un livello ben preciso. Ok? Quindi magari io ti comunico la formula, ma la formula che io ti comunico, sai bene che dovresti utilizzarla solo su determinati fondi di schiaritura, su un determinato tipo di capello, su determinate porosità, è un po' vasto il discorso. Quindi l'importante è sapere come, in che modalità io ho schiarito un capello, se ho incontrato problemi durante il tragitto e come ho fatto per lasciare quella struttura almeno visivamente intatta. Dico visivamente, ragazzi, perché ahimè, questo è, diciamo così, è oggetto del corso che faremo insieme di colorimetria. Dico visivamente, che mi dispiace dirlo, ma quando un capello si schiarisce, sano non lo è più. Ok? Quindi bisogna considerare anche questo aspetto. Noi quando schiariamo i capelli, il capello inevitabilmente subisce uno stress fortissimo. Quindi anche questo modo di capire le cose farà in voi veramente la differenza. Ok?
come cioè, mi dicevi quando si cerca questa acidità, no? Chiudi le squame, tutto quello che vuoi, però se vai oltre certi valori, poi cioè, ci sono tutta un'altra serie di problemi. Se vai oltre 10, 11, dopo le cose diventano problematiche. Usiamo No, questa parola, no? Perché il capello cioè, rimane inevitabilmente danneggiato, a prescindere. sì, ma allora ora ritorniamo al discorso iniziale del pH, no? Ragazzi, sappiamo tutti che il pH è una scala che va da 0 a 14, dove il 7 è il punto neutro, e sappiamo che tra il 7 e il 14 lavoriamo in campo alcalino. E sappiamo tutti che il campo alcalino crea inevitabilmente uno stress al capello. Quindi, più ci avviciniamo al 14, più rischiamo di far collassare il capello. Ma allo stesso modo, se ci avviciniamo troppo allo zero, ok, quindi al troppo acido, anche in quel caso il capello collassa. Quindi, sostanzialmente, bisogna capire, bisogna bilanciare e vedere dove voler lavorare. Il discorso figo del pH è da tenere veramente. Con grandissima attenzione, è che quando noi ci spostiamo da un valore che va da 7 a 8 e così via, da 8 a 9, noi non ci stiamo spostando di un valore, ragazzi. Quindi quando noi passiamo da un valore di pH 7 a un valore di pH 8, noi aumentiamo l'alcalinità di un prodotto di 50 volte. E così via, quindi da 8 passiamo a 9, lì aumentiamo di 100 volte l'alcalinità. Da 9 passiamo a 10, aumentiamo di 150 volte l'alcalinità. Quindi bisogna fare molta attenzione. Quindi un valore di pH non è una cosa banale, è una cosa estremamente importante per la struttura dei capelli. E quindi l'alcalinità e il pH vanno bilanciati e vanno, diciamo così, gestiti in ogni passaggio, poi lo vedremo insieme nel corso in modo estremamente dettagliato. Vanno bilanciati, vanno tenuti sotto controllo in ogni fase di schiaritura, perché è quello che vi fa fare la differenza durante un servizio tecnico. Intanto Antonio dice che la tua cultura è immensa, che so c'è il tuo lavoro, tanta roba, no? L'azienda, siamo tutte le aziende oramai hanno un alto target di qualità, no? Quindi l'azienda siete voi, questo è quello che dice, proprio vero. Esattamente, Beh, anche per quello, perché la cliente, esattamente, infatti quello che dico grazie mille. sempre anch'io, no? Cioè, la cliente viene per voi, non viene perché c'è un prodotto piuttosto che un altro, o avete un prodotto talmente rivoluzionario che è stato lanciato in quel momento, ma il 98-99% delle persone vengono per voi, ragazzi, cioè, non dimenticatelo Sì. mai nella vostra comunicazione. Addirittura Ivan è arrivato che ha tolto la scritta parrucchieri dal suo salone, non c'è, no, non si, non si, c'è scritto Nook No. Studio da te, eppure sanno che sei un parrucchiere e vengono apposta per certi tipi di lavori, quindi cioè, il brand è andato avanti ancora, anzi non è più neanche un brand, è diventato proprio un posizionamento nella mente delle persone, no? Che si dice, sapete, nel XX secolo tutto era brand, si diceva, no? Brand, brand, brand. Invece oggi è più posizionamento nella mente delle persone, vado lì perché lui sa fare questo, indipendentemente da come si chiama. Poi dopo ha un certo tipo di prodotto, noi spieghiamo questo tipo di cose, prodotto, comunicazione, la settimana di questo, il suo procedimento è diverso, infatti tanto vale, tanto è vero che tu ti chiami Nook Studio, però il tuo colore, il tuo trattamento si chiama Horus, giusto? E stai cominciando a Esattamente. invadere Salerno con questa cosa. Sì. Praticamente io, diciamo così, ho distaccato un po' tutte le famiglie. Il mio studio si chiama Nook. Ok. La mia tecnica si chiama Horus e tutto ciò che gira intorno a queste due cose si chiama Aquamoris. Perché è un terzo brand, perché Aquamoris è il prodotto, è una serie di prodotti che sto mettendo sul mercato, sto testando. Alcuni prodotti sono già sul mercato, come la Hair Care. Ho creato tre linee, quindi tre linee di Hair Care, che sono linea volume, linea idratazione e linea Safe Color. Per adesso nasco con queste tre linee, è in fase di realizzazione la ricostruzione e poi ovviamente mi dedicherò, al di là dell'hair care, mi sto dedicando tantissimo al tecnico, ma al tecnico reale, cioè quindi al tecnico molto molto importante, ovvero equalizzatore di porosità, bilanciatore di pH, a mix di acidi della frutta che svolgono un compito estremamente importante all'interno della gestione del pH del colore. Quindi con un mix di acidi della frutta,
voi avete la possibilità, se sapete usarli, voi avete la possibilità di rendere il vostro colore permanente acido. Quindi voi potete colorare con il vostro colore permanente anche in tonalizzazione, perché sappiamo tutti che, diciamo, è molto sconsigliato, sarebbe opportuno non tonalizzare i capelli post deco con un prodotto con un colore permanente, perché ha un'alcalinità elevata e andremo solo a stressare ulteriormente il capello e quindi rischiando una rottura, ok? Uno stress di carico notevole. Quindi per questo motivo è opportuno lavorare con una colorazione acida avente un pH più basso. Quindi sostanzialmente, oltre invece di comprare un'altra linea che ha pH acido, in questo modo abbiamo la possibilità di rendere il vostro colore permanente realmente acido e non abbassando i volumi, ragazzi, perché l'idea di rendere il colore acido usando il 5 volumi è un po' superata come idea. Non va bene, non va bene, cioè, non basta, diciamo Ecco, così. ragazzi, dovreste venire con me qualche volta quando vado da Ivan, perché nel processo di schiaritura e poi ricolorazione, a parte i due, tre prodotti classici, la deco, la colorazione, poi ce ne sono altri 7-8 che compaiono magicamente nel percorso che fa il capello, no? Dire, ma questo mi serve per questo mi serve per quell'altro, cose che io raramente ho visto, quasi mai, e tu hai tutte queste cose qua che ti garantiscono la differenza, al di là che la cliente è felice. Ma come hai fatto a trovarle le prime volte? Cioè, da dove ti è venuta questa Allora, cosa? tu mi dici sempre che io devo portare ciò che vedo nelle altre aziende, no? Tipo tutto ciò che vedi dalla palestra lo porti in salone. Io, al di là di Devi quello che ho prendere visto come dall'esterno, io idee dico sempre dalle prendete dall'esterno altre. perché sennò Esatto. siete tutti, se prendete dall'interno del vostro settore siete uguali agli altri, no? È facile invece prendere dall'esterno e implementare qualcosa. Esattamente. E io, cioè, questo fatto dell'ingrediente sostanzialmente, gli chef stellati utilizzano svariati ingredienti per realizzare il piatto stellato, quindi il piatto unico. E sostanzialmente noi quando, o gli alchimisti, io amo tantissimo l'alchimia, ok? Quindi gli alchimisti non facevano altro che miscelare soluzioni ad un'altra per avere una formula, la formula di lunga vita, insomma, no? La sappiamo tutti che... Ok. Allora, i miei mentori, diciamo così, sono sempre stato una persona molto curiosa e volenterosa di capire effettivamente cosa c'è dietro a qualsiasi prodotto. Poi ho avuto la fortuna di incontrare durante il mio cammino un amico, in primis, ma un grande artista, che è Lello Fiore, un nostro collega, che ovviamente in lui ho trovato la mia stessa idea, ma ovviamente con una preparazione 100 anni avanti, in quanto a un'esperienza maggiore alla mia, e quindi ho avuto la fortuna di condividere un gran pezzo della mia carriera insieme a lui. Ci sentiamo regolarmente ogni giorno e i primi prodotti che svolgevano questa azione li ha creati lui con un sistema di colore Color Key System. E quindi grazie a lui sono entrato in questa visione, in questo meccanismo, e poi ovviamente oltre lui seguivo delle persone anche sui social, perché a me piace tanto seguire. I social li uso soprattutto per, diciamo così, seguire e acculturarmi sempre di più. E quindi ho seguito tantissimo Duilio Torre, persone che mi hanno veramente acculturato e hanno fatto sì che si instaurasse in me una curiosità sempre maggiore. Quindi ringrazio queste esperienze e ad oggi posso dire che grazie a queste cose sono diventato estremamente curioso. E non smetto mai di capire cose, capire come funziona un colore, un prodotto e di conseguenza, perché no, crearne dei miei. Esatto, in base alle tue esigenze. Intanto Antonio dice, lavori Esattamente. con un sistema chirurgico che colorazione e siccome ci vanno oltre ogni limite aziendale. Aziende che tra l'altro ti chiamano ogni tanto per fare degli speech o altre cose. Sì. Sì. C'è qua una persona, io sono di Salerno, mi piacerebbe fare un corso con te, anche se ne ho fatte mille, ma ti trovo molto interessante. Allora, il prossimo è il 16. Online, comodamente seduto a casa, però se vuoi qualcosa in più, Ivan nel suo salone fa ogni tanto dei corsi quasi one to one, cioè fra delle piccole nicchie. Sì, ragazzi, io Quindi cioè, hai anche questo sto appena progetto. tornando, esatto, io in questo momento sto tornando da una formazione in salone, quindi siamo stati con degli amici questa mattina, erano 7 persone all'interno del mio salone,
dalle 9:30 del mattino fino alle 18 è stata una giornata fantastica perché le mie giornate sono giornate insieme a mia sorella ed Emanuele, i ragazzi del mio team. Sono delle giornate di condivisione totale dove io imparo tantissimo da loro e loro prendono e portano qualcosa di mio. Quindi è un laboratorio, un vero e proprio laboratorio. Infatti, non a caso si chiama Nu Club, è un vero e proprio laboratorio dove cerchiamo di capire delle cose, cerchiamo di parlare delle cose e ovviamente poi le facciamo, perché ovviamente la seconda fase della giornata è la fase, diciamo così, di mani in pasta. Quindi sarà una prima parte dove analizzeremo e chiacchiereremo di alcune tip chimiche molto molto importanti. La seconda parte della giornata realizzeremo passo dopo passo la nostra tecnica di schiaritura che è appunto Horus. Quindi dalla partenza, dalla separazione, alla tipologia di cotonatura, alla tonalizzazione, a come gestire una schiaritura, come livellare la porosità di quella schiaritura, l'importanza di mettere la maschera su un capello decolorato prima di tonalizzarlo e tante altre cose. Ok, ecco, più light, no? C'è la possibilità di farlo online in modo tale che quando poi arrivi lì, che sei Esattamente. all'università, sai di che cosa si sta parlando, perlomeno, no? Hai già un'idea, una visione differente ed è appunto quella Esattamente. del 16 febbraio. Infatti mi dice, lo sa che hai Bene. avuto problemi di salute, non ha potuto seguire. Ecco, qual è secondo te Ok. l'errore classico oppure la cosa che loro non riescono, che in salone non si riesce a fare, non si sa perché, anche con lo staff, perché il corso si chiama anche colorimetria con lo staff, perché potete partecipare con tutto lo staff, che tu hai riscontrato quando, perché tu fai anche dei tour itineranti, no? Cioè, dove vai in salone proprio da loro, Sì. cioè, basta pagare, non è un problema, scherziamo. Però dico, cioè, No, cosa hai trovato? infatti. La classica cosa, il classico errore. Allora, infatti, mi riallaccio un attimino a quello che hai detto, perché prima quando dicevi Ivan in studio, quindi andate voi da Ivan, benissimo, ma posso venire anche io da voi, perché a Esatto. breve, come dice Romano, inizierà questo tour mio, che verrò io personalmente in macchina, nel vostro salone, ovunque vi troviate, Guarda vi che è cedo, vi dura, perché troverò, io l'ho vi troverò. fatto, è dura. Io andavo a intervistare, quindi era più semplice. È dura, quindi vi troverò e niente, per chi magari ha voglia e ha piacere di condividere una giornata con me, parlare e fare delle determinate cose, a breve pubblicherò le date disponibili di queste mie situazioni itineranti, di questi miei diciamo così, incontri live, anche personali, Ok. dedicati allo staff e Intanto quant'altro. c'è Gianni, che è distributore Previa della Puglia, che ti aspettiamo. So che però hai una data, che dove ci sarò anch'io con lui. Però Assolutamente questa è sì, una one to chiamaci. one. Ciao Gianni. Ci vediamo presto. Ok. Ecco, cosa hai Allora, trovato ritornando al più? discorso, alla tua domanda. Sì. Allora, io penso che ci sia una difficoltà di scrollarsi di dosso, quasi un rifiuto, no? Di non accettare determinati, diciamo così, insegnamenti passati. Che possono essere del titolare di vecchia data, possono essere studi fatti altro, o quantomeno possono essere nozioni date da aziende magari fuorvianti, e quindi ovviamente il titolare o magari il collaboratore si fidano ciecamente dell'azienda che va bene, attenzione, e che magari veramente fanno fatica a scrollarsi determinate cose e commettono sempre gli stessi errori e restano in quel gap, diciamo così, in quelle sabbie mobili dove non riescono più a gestirsi. Perché se io ho conoscenza, ragazzi, a me piace, non a caso io, non so se è su quest'altro, scusate, l'effetto specchio mi confonde, su questo braccio ho tatuato Leonardo da Vinci, no? E al contrario. Ok. Leonardo da Vinci per me è diciamo così, è l'emblema della figura umana che ama conoscere le cose. Non a caso Leonardo da Vinci è conosciuto per la sua caratteristica di artista incompiuto, ma non perché non fosse bravo, sappiamo tutti quanto fosse bravo Leonardo da Vinci, ma lui lasciava incompiute le opere perché era proiettato già sulla prossima. Quindi doveva capire come cazzo era fatta. Cioè, ragazzi, parliamo di un personaggio che ha creato, con la prospettiva aurea, ha trovato il modo di dipingere l'atmosfera. Cioè,
Quindi sostanzialmente, e non a caso oggi noi lo identifichiamo come il genio, no? Il genio assoluto Leonardo da Vinci, ma perché il genio nasce dalla curiosità, da capire effettivamente come funziona una determinata cosa. Se io sono impantanato nelle sabbie mobili, se io precedentemente ho studiato e magari ho capito come evitarle o quantomeno sapermi uscire, la sabbia mobile per me non risulterà mai un problema, mai un ostacolo. Ci cado, ma ne esco ad uscire. Ornella chiede, dice, il problema della permanenza di idee sbagliate sulla colorazione potrebbe essere anche di peso dalla mancanza di libri, di materiale cartaceo, aggiornato, approccio chimico nelle scuole, secondo te o anche altro? O un po' anche la pigrizia? Esatto, allora materiale cartaceo ragazzi ce n'è e ce n'è aiosa, ok? Libri sulla chimica, cosmetica e sulla chimica dei capelli ce ne sono. Non amo sponsorizzare, non amo, però voglio dire, ce ne sono tantissimi. No, vabbè, dai, C'è, dai, dai pure un ragazzi, paio c'è di nomi, anche... tranquillo. Sai che No, allora qua. c'è, allora ci sono tanti, c'è la... Il colore dei capelli di Casinelli, colorimetria per capelli, ce ne sono tantissimi di libri. Io praticamente ho distrutto il colore dei capelli di Max Casinelli e lo vado a consultare ogni qualvolta ho un dubbio. Ma oggi, ragazzi, abbiamo uno strumento che Distrutto noi nel senso spesso buono. utilizziamo solo. Sì, Distrutto perché distrutto nel sennò. senso buono, cioè Ok. l'ho reso a Consumato. brandelli per le tante volte, esatto, per le tante volte che, ma non scherzo, è proprio a brandelli, perché lo sfoglio in continuazione, ma oggi basta realmente un cellulare. Cioè io proprio 2 giorni fa ho fatto una ricerca sull'Henné perché volevo capire effettivamente le proprietà dell'ausonia, della pianta che viene usata per fare l'Henné, e da cose e da suoi derivati per capire effettivamente se questo Henné è realmente naturale o meno, perché io devo saperlo. Quindi mi sono messo in salone perché era una giornata più tranquilla, c'erano ragazzi che lavoravano, mi sono messo al computer con il telefono e ho studiato l'ausonia e le sue caratteristiche per colorare i capelli. E diciamo così, ho aggiunto un tassello alla mia conoscenza, insomma. Ha detto Simona che te l'ha chiesto 1.000 volte, a causa sua non riesce a organizzarsi, ma appena può ti porterà in salone una settimana. Va benissimo, a disposizione. A disposizione. Ecco, nel corso parleremo, quindi faremo vedere anche delle tecniche, no? Però appunto non è quello, lo scopo Certo, è certo. quello proprio di aprire la mente delle persone. Di non so Faremo vedere l'air wheel, faremo vedere il color touch, la correzione dei colori diretti, come quello che abbiamo visto sulle clienti che hanno giocato durante l'estate, poi sono andate al mare e quant'altro, no? Però fondamentalmente, cioè, sarà sull'approccio da adottare per poter esprimere al massimo il potenziale del parrucchiere. Questa è la differenza. E poi faremo una sessione molto importante sulle foto. Sulle foto che anche lì io vedo, ragazzi, le vedo di tutti i colori. Adesso faccio vedere qua al volo, no? Questo ne ho parlato anche in Parruccherando On Demand. Cioè, due lavori perfetti, due bellissimi, no? Cioè, però, sinistra e destra. Mi dispiace che non so, non ho i crediti perché sennò dicevo di chi erano. Però vedete, quella di sinistra e quella di destra. Più o meno lo stesso lavoro. Così. Però quella di destra Benissimo. blu è un'altra cosa da presentare sul vostro Instagram, sul vostro Facebook o in farlo girare all'interno di un video. E per fare quella foto lì basta niente. È una cosa da 2 minuti, no? Semplicemente perché ti spieghiamo come farla, ok? Ma perché non hai provato, non hai aperto la mente? Invece siete tutti lì contro il muro a sparargli come se fosse il campo di Auschwitz, a sparargli alle persone come per fare l'esecuzione e le foto vengono da schifo. Se le mettete contro un muro vengono da schifo. Di solito è così. No, poi adesso con tutte le limitazioni di Facebook, di Instagram, con quanto riguarda i loghi, eccetera, eccetera, che poi non ve le fanno sponsorizzare, quindi affronteremo anche quella parte lì per poi andare anche nei riflessi e in quant'altro, no? Come questo qua, ecco, questo è un altro lavoro che andremo a trattare. Perché, come dici sempre tu, non basta la luce, ma ci vogliono anche le ombre.
perché senza quelle non vive, Assolutamente. no? Perché qua schiariamo, schiariamo, e come nelle foto, tanta luce, uno dei classici errori che vedo io, tantissima Non luce, vedi più e non vedi niente, più non vedi niente. niente. Esatto, invece i grandi professionisti, ragazzi, meno luci usano. Poi la potenza è un altro discorso, ma la quantità che Esatto. arriva da tutte le parti, avete una luce piatta e non si riesce a valorizzare i vostri lavori. Poi fate un lavoro immenso e non riuscite a comunicarlo. Altra problematica. E anche questo fa parte, si può dire, un po' della colorimetria, un po' trasversalmente. Esatto. E Ok. questo è uno degli errori, ma non è, io parlo di errori perché ti parlo di gusto, di ciò che vedo nei vari balayage, no? Che vedo in giro e delle varie tecniche, perché si pensa tanto a schiarire i capelli, ma a schiarirli realmente, quindi i capelli vengono continuamente schiariti, ma non si pensa al buio, alla parte scura, quindi quel capello schiarito è performante ed è figo solo quando noi parrucchieri in salone facciamo la nostra wave, no? La nostra piega a onde e risulta un lavoro figo, ma il successo di un colore, come il successo di un taglio, non è in salone, ragazzi. In salone è un'emozione, la cliente si emoziona a livello istantaneo, ma il successo del colore avviene a casa, la cliente quando lava i capelli, quando gestisce i capelli, quando tira su i capelli che va in palestra, fa una coda e praticamente non ha nessuna continuità di biondo sull'attaccatura, ma praticamente due colori, uno scuro della radice e sta coda tutta gialla. A mio avviso, in quel lavoro c'è poco effetto naturale. Quindi, in quel caso, manca proprio lo scuro, manca proprio la parte scura, che è quella che vi dà sia un effetto naturale, ma che mi fa sparare ancora in modo ancora più evidente il chiaro. Perché soprendo una massa totalmente gialla, totalmente bionda, io non vedo nessuna luce. Assolutamente no. Io faccio sempre un parallelismo perché mi conoscete, più o meno qualcuno inizierà a conoscermi adesso. Ho studiato arte, dipingo e amo tanto l'arte. Quindi io uso tantissimo i sillogismi e uso tantissimo i parallelismi con l'arte. Sappiamo tutti, bene o male, oltre Leonardo da Vinci, chi è Caravaggio. Ok? Caravaggio nel 600 era considerato ed è considerato tuttora come il primo scenografo dell'arte. Scenografo è colui che gioca con le luci. Ok? Caravaggio praticamente ha portato una rivoluzione in pittura che praticamente era quella di dipingere su una tela scura. Gli artisti prima di lui che cosa facevano? Preparavano la tela con un'imprimitura, si chiama imprimitura, questo misto di gesso, ok? E rendevano la tela bianca. Caravaggio faceva il contrario. La sua imprimitura era scura, quindi lui scuriva prima la tela, poi disegnava e colorava da sopra. In questo modo tutti i suoi dipinti, tutti i suoi, sembrava che quasi uscissero fuori dal quadro. Se voi andate a vedere, vi consiglio, vi esorto di andare a vedere un Caravaggio, ovunque vi troviate, se voi andate a vedere un Caravaggio, vi guardate intorno per capire dove il faro, ma non c'è nessun faro, è il quadro che si autoillumina. Esatto, cioè, ragazzi, cioè, allora, vedete. Guardate questo quadro, no? Praticamente, vedete, sotto la luce c'è Cristo, praticamente, che indica l'uomo alla fine della stanza. La stanza è buia, ma tutto ciò che viene illuminato praticamente esplode dal quadro. Il volto dei personaggi in fondo, tutto ciò che è illuminato viene scaraventato nella realtà in modo esagerato, ma perché gioca, in questo caso, gioca un grande ruolo la parte scura, il buio, ed è quello che effettivamente noi dovremmo fare sui nostri servizi tecnici, sul nostro balayage. Noi dovremmo dare tantissima rilevanza alla parte scura, altrimenti schiarire non porta a niente. Schiarire significa solo decolorare i capelli, ma non dà nessun effetto naturale, non dà nessun chiarore. Vedete, Qua. ragazzi, cioè, le parti chiare, esatto, le No, parti chiare di questo quadro emergono, sembra che stanno davanti a tutti. si Vai, riconosce. Romano, No, stavo dicendo, la firma la vedi. Cioè, un sì, pittore vedi assolutamente che sì. questa è la sua firma, quello che voi dovreste comunicare con il vostro brand, però questo è il vostro posizionamento nella mente dei clienti. Vado lì perché vuol dire così. Allora, sai, c'è una parrucchiera, una grande artista americana, si chiama Painted Hair, che io Ok. seguo tantissimo perché è esatto, è il Cicco. mio tipo di balayage che piace a me.
Esatto, painted Sì, hair. ok, capelli dipinti, Esatto. colorati. Esatto, dipinti, esatto. Esatto. Praticamente è la tipologia di balayage che a me fa impazzire, perché lei volutamente lascia proprio nette delle sezioni scure, intense, cioè le va proprio a tonalizzare scure, e il risultato finale è di un'armonia fuori dal mondo che io poche volte vedo in un balayage. Sto Non so cercando, se hai trovato. Esatto. aspetta che faccio così, che faccio prima? Vediamo un po' qual è che Vedi, è. Ok. vedi. Esatto, sono esatto, tipo questa. Ok, Comunque, vabbè, sì. vedi vicino alla ciocca biondo platino, questo beige, che c'è? C'è una ciocca Sì, qua. marrone. Qua. Esatto, c'è una ciocca marrone. E vedi il biondo come. Mo, immagina quella ciocca marrone che fosse stata bionda. Tu il biondo l'avresti percepito allo stesso modo? No, no, assolutamente, cioè. Assolutamente no. Sai che Si andava a perdere letteralmente. questa discussione poi di quanto influenzano i colori vicini, no? Ho messo un post di Ornella Muti di Sanremo con un altro esempio di colorazione. E siccome lei era vestita di blu, molta gente percepiva il rosso tra i capelli, ma era soltanto un'illusione ottica, proprio perché la persona aveva questo Certo. blu e lo schermo del monitor dava questa sensazione, perché tu vedi il blu e l'occhio compensa mettendoci, no, un complementare che non è proprio rosso, però stiamo andando in quella zona, e quindi sembrava che avesse il rosso tra i capelli, ma non ce l'aveva. Una volta coperto, cioè proprio il blu a mano, dici, ma no, hai ritoccato la foto con Photoshop? No, non ho toccato niente, cioè, ho semplicemente co coperto una sezione, e questa è anche un po' la vostra arma per fare questo tipo di cose. Infatti, le foto Assolutamente dei sì, clienti dovreste sempre assolutamente. farle su un fondo neutro per la percezione, cioè Esatto. grigia, nera, bianca, va bene. Se ci mettete un colore molto forte, influenzate la percezione visiva delle vostre foto. Questa è un'altra delle Esattamente. regole che viene fatta. Esattamente. Ok, quando vieni in Sardegna, Ivan Mellis, a insegnare un po' di colore. Magari vengo a fare le vacanze lì. Lì devi andare da maggio in avanti, che è esagerata. Ok, Sì, assolutamente, immagino. pure i colpi di buio in un colore sbiadito sono bellissimi. Ok, Ornella, ma Assolutamente anche sì. l'uso di contrasti cromatici, un po' di capelli risé, miscelati con ramati, rendono il colore più vivido. Ma certo, assolutamente. Innanzitutto danno movimento. Tutto ciò che crea movimento crea armonia. Ovviamente quando parli di contrasti così lievi, cioè sai, il mogano con il rame, che sono colori che comunque in ogni caso si sposano, crei, ma al di là del creare, che è la parte principale, ragazzi, io vi esorto a farlo anche con il classico cioccolato, no? Il classico 5 che voi fate in salone. Non fate il 5 e basta, uno perché vi porta poco, no? Cioè, nel senso, c'è poco margine rispetto a un 5 che voi potete personalizzare, rendere estremamente sartoriale in pochissime mosse. Voi prima di colorare i capelli, create dei veli, delle schiarature leggerissime, no? Con dei veli sottilissimi in determinati punti della testa. Questo con qualsiasi tipologia di colore, che sia un rame, che sia un biondo, che sia un cioccolato, ma soprattutto sui cioccolati, sui 5, che sono quei colori che si fanno per la maggiore, no? A me annoia prendere il 5 e verniciare la radice, mi annoia proprio. Esatto, quindi io devo sempre muovere, devo sempre creare una sfumatura. Quindi mi bastano 10 cartine che a tempo proprio materiale mi portano via se no 7-8 minuti. Ok, creo queste slide in determinati punti della testa, dopo faccio il colore, in automatico avrò una dimensione differente e quel 5 sarà innanzitutto diverso dal competitor, no? Sarà unico. Non sarà mai uguale al precedente, quindi voglio dire, anche questo fatto di fossilizzarci sempre sulla stessa tipologia di colore, per me è un grandissimo limite. La scheda, la cosa, sì, sono spunti da tenere per capire effettivamente anche per il personale, la cliente cosa ha fatto quel determinato giorno. Ma voi dovete tener conto che la cliente, soprattutto dopo l'estate, torna in salone con una base totalmente differente, un capello totalmente più poroso, un capello sensibilizzato,
Quindi, molto probabilmente, anzi sicuramente, il 5 che avevate segnato ad aprile sulla vostra cartella non va più bene. Quindi dovete ragionare. Se ti licenza Ivana, sai dove andare. Non so se si riferisce a te o a un altro Ivan. No, non lo so, non ho No, si idea. dice... Ok. Va bene, quindi, allora, l'appuntamento è il 16. Tra l'altro, per il 16, per le persone che parteciperanno, ci saranno anche delle condizioni particolari per quanto riguarda il tuo tour, diciamo così, no? Esattamente, Che potranno avere in esattamente. più, non ci saranno sconti, però si potranno avere più cose, diciamo Si così. può avere ancora di più. Si può Esatto. sempre avere Si di più. può sempre... Ecco, l'altra cosa, ragazzi, quando fate le comunicazioni, concentratevi sul dare di più, non su scontare. Che poi uno dice più o meno la stessa cosa, non è la stessa cosa. Cioè dare in più, cioè deve proprio cambiare il modo di pensare del salone. Ti do di più, magari a un prezzo inferiore, ma non parto da quella base. E ti sconto quel prezzo, cioè non funziona così per il Tolgo cliente. Dovete assolutamente. aggiungere, proprio deve diventare una forma mentis. Io aggiungo sempre, quindi stupire le persone, stupire i clienti. Ti do di più, non lo stesso prezzo e ti do di meno. Quello è il prezzo. Alcuni fanno anche così, che vabbè, lasciamo stare. Esattamente. Ah, sono Piera, dice Piera Mauceri. Non so se allora è un messaggio tuo in codice. Ok, allora forse quando mi licenzio io so dove andare, non ho capito il senso. Forse è quello, va bene. Questo è quello. Ok, Quindi, allora, ok. l'appuntamento è per il 16 e poi però ci rivediamo noi perché l'altra sorpresa che fai è che tu non vai da solo in questo tour itinerante, no? Mi dicevi? Ma ci Sì, sarà esatto. anche la sezione taglio. Sì, esattamente. Cioè, quindi molto probabilmente, cioè quasi Quasi sicuramente sicuramente. andremo un po' in giro. Sì. Andremo in giro con uno stilista che ovviamente avrà il mio percorso artistico, quindi di colorimetria, con sezioni di taglio annessi. Quindi sarà, diciamo così, un pacchetto completo Il famoso di pacchetto iperuranio. colorimetria. C'è il pacchetto Esattamente, iperuranio ha dentro questo. esatto. Ovviamente sull'aspetto io personalmente ci sono al 100%, quindi verrò in Ah, tutti i due ok. saloni. Stai Stiamo mettendo a posto. cercando di limare i puzzle per vedere effettivamente le date, perché ovviamente anche lui fa formazione, voglio vedere effettivamente se ci troviamo in quelle date per far sì che venga qualcosa di più completo con appunto la sezione taglio. Ma io sicuro al mille per mille ci sono. Ok, dai, siamo in chiusura. Ragazzi, se avete un paio di domande dirette, questo è il regalo che posso farvi. Dai, ve lo faccio, risponde Ivan. Se avete una domanda o due che ce l'avete qua, non volete venire al corso, però ve lo do, eccolo qua. Forza, vediamo, devi dargli 30 secondi perché siamo sempre un po' in differita, no? Con questa cosa Sì, della sono qui, sono trasmissione. qui. Adesso arrivano. Quindi il corso, tra l'altro, ragazzi, mi arrivano le domande, è in 2 giorni. Cioè, non un giorno dietro l'altro, cioè, sarà prima una sezione e poi vi diamo un 3 settimane, un mese di tempo per mettere in pratica, poi ci si ritorna e si fa una sessione domande e risposte, perché se no, cioè, si lasciano un po', diciamo, abbandonati e non l'abbiamo trovato giusto. E non è che costa di più, costa sempre uguale, però anche perché vogliamo vedere i progressi che le persone hanno fatto. No, vedo che non ci sono domande, si vede che sono timidi, no? Perché sulla tastiera, quando poi chiudi, e dopo arrivano tutte, no, voglio quello, quell'altro, eccetera, eccetera. Va bene, dai. Allora, l'appuntamento è, ecco qua, sempre online, giù come sempre, sì. Ma Aurora, tu hai già fatto quello dell'altra volta, questo è un po' più corposo, però non è il caso che lo rifai. Ah, ti consiglio di riguardare, siccome dato che avete la registrazione, guarda, ecco, io che faccio anche i corsi di marchi, quando ho le rarissime volte la registrazione, la guardi 2, 3, 4 volte, trovi sempre qualcosa in più. Quindi se qualcuno ha acquistato dei corsi con Certo. noi in passato e avete la registrazione, andatevela a rivedere, perché trovate sempre qualcosa che vi è sfuggito la prima volta che potete implementare e fare la differenza all'interno del salone. Ok. Simona, ci vediamo il 16, se l'ho già visto lo riseguo, perché magari perdo i pezzi. Va bene. Ok, non ho sentito la prima parte, parlerai anche di Horus? Sì, beh, sì.
Bel Sì, tuo, ovviamente, assolutamente. è il tuo cavallo di Possiamo. guardare. Ecco, guarda, Esatto. Maria Luisa, riguardo i colori diretti, che cambio colore, utilizzi sempre maschere oppure fai qualcos'altro? Ah, per quanto riguarda. Allora, ma il colore diretto è sostanzialmente una maschera. Cioè, il colore diretto nasce da una base di maschera pigmentata. Quindi, sostanzialmente, il colore diretto è già di per sé una maschera. Ok, quindi sì, utilizzo la colorazione diretta, anzi, e vi svelo una piccolissima cosa, una piccolissima news. Oltre alle tante altre cose che sto realizzando, sto mettendo a punto una tipologia molto strampa di colorazione diretta, sempre a base di maschera, tra l'altro anche molto nutriente, con olio di jojoba, fiori di loto, quindi anche molto cosmetica, ma ha una particolarità. Ha un pH leggermente più alto, quindi parliamo di un pH 7,5-8, qua, cioè quasi un po' più alto del neutro. Ok? Questo che cosa succede? Che a differenza di tutte le altre maschere pigmentate, quindi colorazioni dirette, che hanno un colore acido, questa è una maschera che funziona realmente da colorazione semi-permanente, proprio un semi-permanente. E la cosa bella, la cosa stramba, come dicevo prima, è che non ha attivazione, non ha ossidazione, ha solo questo pH leggermente un po' più elevato, che fa sì che il prodotto penetri un po' di più oltre la superficie del capello, in modo tale da avere una durata maggiore. Ovviamente la cosa bella è che ci sono tante nuance, tra le quali anche nuance molto naturali, quali champagne, mocha, caffè, dorato, rame, quindi sono strumenti molto molto validi per tonalizzare anche il vostro balayage. E in questo caso voi potete creare una nuova voce di listino che può essere colorazione senza colore, senza ok, perché voi tonalizzate con un diretto, ma un diretto diverso da tutti gli altri. È come se fosse un vero e proprio colore. Quindi si può dire che una volta che avete capito il meccanismo del pH, diventate una sorta di arbitri e decidere quale prodotto Esatto. utilizzare in quel momento o altro. Perché c'è diretto, diretto, c'è colore, colore e quant'altro. Però la differenza la fa questa vostra conoscenza. Io ci sono il 16, vorrei già partecipare al corso di taglio. Siamo più avanti, però rideremo qualcosa. Ci stiamo lavorando. Quanto potrò acquistare la tua crema, quella che è a scaglie? Ne sanno più loro che io. Non so più neanche che la facevi. Qual è quella scaglie? Crema hai a scaglie? Forse è la Net, penso. Quella non è mia, la crema, la Net Infatti, Mask, quella bella, del quella che. Glass. Ma non capisco a scaglie. Non so, vabbè, ne parleremo al corso, ragazzi. Poi adesso vedo di portarvelo un'altra volta. Va bene, abbiamo fatto oltre un'ora. Buonissimo. Ciao a tutti, per chi vuole, il 16, ci vediamo, che poi sono due date, una il 16 e l'altra sarà a metà più o meno di marzo, in due sezioni. Parliamo anche di fotografia, parliamo di colorimetria, parliamo di pH, parliamo di tantissime cose e dentro ci sono queste due tecniche di colori, eye touch, e eye wheel e color touch. Quindi tantissima roba. Esattamente. Va bene, ciao a tutti ragazzi, grazie Ivan che sei qua e adesso che Grazie a hai voi, grazie spoilerato il mille. tour sarai sommerso di richieste. Va Va bene. benissimo. Ciao Ivan. Grazie mille, Ciao, ragazzi. ciao, ciao. Grazie. Ciao, ciao.